La bellezza ci salverà. Stiamo in una delle cappelle più belle della Basilica di San Francesco in Assisi, la Cappella della Maddalena, la protagonista, se volete, di questi giorni, la protagonista del Vangelo, della Resurrezione. Abbiamo un'opportunità, quella di accostarci da vicino. Generalmente siamo abituati a vedere gli affreschi da lontano. Questo è l'episodio della resurrezione di Lazzaro. Vedete Maria, Marta che supplicano Gesù e la resurrezione di Lazzaro. I personaggi sembrano quasi quelli del Covid, bendati 19 di questi tempi. È bellissima la tenerezza dei volti. D'Avedio ci dice che qui per la prima volta il sorriso e le lacrime, i primi due sentimenti compaiono nell'arte. Il sorriso e il dolore, le lacrime e la gioia. Ma quali sono gli episodi, anche le vetrate storiate, che ci interessano? Sono due sostanzialmente. Il primo Maria di Magda che lava i piedi a Gesù, li lava con le lacrime e li asciuga con i capelli. Bello vedere come i sentimenti traspaiono dai volti e il realismo della vita quotidiana che Giotto proporrà ad Assisi. Siamo nel 1300. Giotto, dopo la Cappella degli Scrovegni a Padova, arriva ad Assisi. Il secondo episodio, non li metangere di oggi. Ma va dai miei fratelli e digli che è risorto, sono risorto. Siamo nel 1300 e Giotto e il colore che predomina di Maria Maddalena è il rosso, questo grande mantello rosso, tutte le volte che qui ad Assisi viene rappresentata, è la passione dell'uomo. Rappresenta anche quel peccato che Maria Maddalena aveva vissuto in gioventù. Nessuno ti condanna, neanche io. Va e non peccare più. E questa nuova vita la porta ad essere la protagonista della resurrezione, il più bell'annuncio della vita cristiana. I volti degli angeli che nella loro espressione sembrano parlarsi. E le volte con i tubolari per chi vi è impegnato. La morte non è l'ultima parola della nostra vita, ma lo è
la bellezza, l'incontro.